tutti ragazzi, adesso vi spiego un po' l'attrezzatura con cui stiamo pescando. E stiamo pescando con una canna Scimitar della Shimano, che lancia dai 2 a 8 grammi e riesce a lanciare proprio queste cose molto leggere. Invece il mulinello è un mulinello Nomura. Misura? Misura 2000. Ed è da trottare, ma è perfetto anche per fare tipo rock fishing, lanciare le esche piccoline. E infatti questo mulinello abbinato a questa canna, le esche piccoline come il gulp che si usa per che lo stiamo usando adesso, una testina piombata con il gulp, giusto? Sì. Facciamola vedere bene. Benissimo. Abbiamo un moschettone improponibile perché abbiamo lasciato a casa i piccolini. Ecco un'altra cattura in diretta di Mister Jacopo. Ecco, vedete, nonostante una testina abbastanza grande con il gulp intero, abboccano questi mini carango. Guardate che bella colorazione sul rosa. Stanno arrivando i due matti dei miei figli perché abbiamo appena visto un altro branco di pesci che noi le chiamiamo le spigole delle Seychelles, ma al momento non abbiamo idea cosa siano. Lanciala in mezzo, Nico, vai. Arriva l'altro matto. Ci sono, Nico, devi lanciare in mezzo lì. Vai Api, lanciala in mezzo. Bene, recupera piano. Ce l'ho. Ok, beccato. Vai, chiudi un po' la frizione. Dai, 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 dai. Portalo su in spiaggia, portalo su, portalo su. Portalo su. Vai, vai, grande Nico, ottimo, grandissimo. Nico, allora com'è la pesca delle Seychelles? Siamo qui vicino al porto, dove attraccano i traghetti, alla destra del porto, e abbiamo visto anche un barracuda, e adesso proviamo, continuiamo la caccia. Cosa hai preso, Iapi? Vediamo. Cosa c'è? È uguale a quello di Nico. Wow, abbiamo preso un mini carango. Bellissimo. Bellissimo. Su una testina. Lo mangiamo? Con il gulp? No, è troppo piccolo. Aspetta, vai. Ecco, ovviamente i pesci piccoli li rilasciamo. Guarda che bocca enorme questo caranghetto. Libero. E altra cattura, cosa abbiamo preso? Un fragolino. Un fragolino, a me sembra un sarago delle Seychelles. Bello, questo possiamo mangiarlo, vero? Mm-hmm. Una buona misura, un bel pesce, ottimo. Questo pescione che non sappiamo cos'è, sembra quasi una spigola delle Seychelles. Sì. Poi si sono spostati in questa qua di conca il branco e mio fratello ne ha preso un altro. Sì, erano in branco questi. E poi mio fratello ha preso anche questo che adesso andiamo a liberare, che si chiama
e ha preso un altro. Ok, prendi. E poi ha preso un'altra specie. Vediamo questo nero, che bello. Un attimo. Bello, c'è una macchia blu. Vieni, mettila alla luce. Vieni, andiamola a liberare. Dai, prendine okay, una alla volta. E non mi hai detto. Io prendo. Nico, prendi, io prendo questo qua. Dai, forza, andiamola a liberare. Io la libero. Io la libero. Sì, aspetta, lascialo piano piano che facciamo vedere il video, dai. Lascialo. Piano. Lascialo, lascialo. Vai. Sono in ottima forma, dai. Mentre che gli altri due che ce ne facciamo? Ce li mangiamo.